Ripartono dalle tante opere di carità realizzate in giro per il mondo i camilliani, dal policlinico in Brasile al grande ospedale aperto a tutti a Taiwan, frequentato più da buddisti che da cattolici. In particolare la prima iniziativa pastorale dei figli di San Camillo è la Task Force Antidisastri, che interviene nei paesi dove si verificano emergenze, da terremoti a uragani a cicloni. Abbiamo un'equipe che anima, che educa per salvare vita, per educare le persone a non essere vittime di questi disastri. E già abbiamo prestato servizi in Indonesia alcuni anni fa, Cile, Perù. L'obiettivo del nuovo padre generale venuto dal Brasile è quello di rivitalizzare l'ordine e rilanciare il carisma di accompagnare nella sofferenza i malati. Ancor di più oggi, dopo l'arresto nei mesi scorsi del precedente superiore generale, padre Renato Salvatore, ora in libertà in attesa di giudizio, truffato dal commercialista di fiducia Paolo Oliverio, che lo coinvolse anche nel rapimento di due confratelli. I fatti che hanno successo col mio predecessore ha colpito più i nostri confratelli d'Italia, non è stata la crisi dell'ordine. Questo affermo con molta chiarezza. Crisi del governo generale, ma non dell'ordine camilliano. Di una persona, diciamo così, senza culpabilizzare, responsabilizzare, che ha tutto il nostro rispetto. Intanto nella famiglia camilliana è entrato a far parte anche un vescovo, Monsignor Prosper Contiebo, presule di Tenkodogo in Burkina Faso.